Siamo qua con Francesco, quello che sarà poi il futuro presidente del Rotary di Milano, un mio grande amico, ma un grande imprenditore, con il quale abbiamo fatto vari eventi e ci siamo divertiti anche a portare le eccellenze insieme agli eventi. È vero. Perché poi nella mia logica, ecco, magari ci racconterai un po' la tua esperienza di ricercatore di eccellenze, nella mia logica le eccellenze non sono mai in concorrenza, ma in realtà possono trovare una sinergia, e anzi, cioè, si possono creare grandi eventi. Zero. Perché le cose buone, il bello e il buono, secondo me non deve mai temere la concorrenza, ma anzi, infatti sono rimasto così stupito e affascinato dal progetto di unire la via francigena per il discorso che io sono appassionato di Francia e legare la Francia con la Toscana è un'idea geniale e soprattutto affascinante, anche perché i francesi hanno una caratteristica, quelli toscani un'altra, ma secondo me è un connubio, devo dire, bello e importante. A vedere dal risultato, ottimo, sì, molto felicissimo. Esatto, poi basta vedere anche questa serata come hanno apprezzato un po' questo connubio di prodotti. Mi auguro che questo progetto continui bene, soprattutto con successo, perché te lo meriti. No, ma poi te lo meriti anche te, perché in realtà te non ci ha raccontato, ma te sei il re del macaroni, nel senso, sei il re, no, io diciamo dal punto di vista commerciale, certo. Poi abbiamo dei pasticcieri francesi che sono l'elite della pasticceria. Però si torna qui, nel senso, ecco qui secondo me un grande progetto vincente, cioè ti sei andato oltre il chilometro zero, cioè, ti sei andato a scoprire un'eccellenza, certo. Che il macaron parigino io credo sia un'eccellenza, certo, mondiale, certo. E la tua procura è stata quella di commercializzarlo in una maniera unica, cioè andando in giro con una carrozza e creandogli un mondo intorno, un'attenzione che merita, mettendolo veramente nella luce giusta, cosa invece spesso noi toscani non siamo così bravi, perché se ne parlava poco fa col presidente, l'attuale presidente del Rotary, si faceva questa differenza, no? Cioè a Milano siete bravissimi nella comunicazione e nel marketing, noi onestamente non lo siamo altrettanto, cioè, se ma pensi, per quello che vedi, mettiamo è questo, insieme. Vedi, infatti secondo me cioè, questa amicizia è nata tra noi, io spero sfoci in un connubio anche commerciale, perché la Toscana ha bisogno di avere la vostra visione, avere una visione un po' più, di avere un marketing un po' più importante, una comunicazione, perché noi abbiamo da comunicare, non è che dice magari siamo carenti di informazioni, no, noi abbiamo un sacco di cose da raccontare, storie, tradizioni, noi chiamano i francesi il terroir, no, però Ma poi anche i posti, il fascino, questa eleganza di queste colline toscane sono, credo, uniche al mondo. Perciò se dietro ci fosse un marketing e una comunicazione un po' più importante, secondo me si potrebbero valorizzare molto molto di più. Perché poi, cioè io credo, voglio dire, il macaron ha un'altra eleganza. Noi abbiamo il cantuccino un po' da mettere accanto al macaron. Sono due prodotti diversi, ognuno ha le sue caratteristiche, sono facili. Però come vedi, e due momenti diversi in cui si può anche degustare. È come lo champagne e i nostri vini rossi. Esatto. Sono due momenti completamente diversi. Io dico sempre, i rossi francesi, che io amo profondamente perché sono buonissimi, qualitativamente sono incredibili, ma secondo me noi toscani non abbiamo nulla da invidiare alla Francia. No, anzi. Sono dei vini, se si pensa al Brunello di Montalcino, al Nobile di Montepulciano, a un Monte Antilassio, cioè ne abbiamo di vini rossi veramente da mettere in competizione. Però a differenza, secondo me, io poi sono italiano, difendo l'Italia, però siccome vivo un po' tutte e due le realtà, l'unica differenza sta proprio nella comunicazione. I francesi si sanno vendere benissimo, sono molto molto bravi. È anche un prodotto, diciamo, nella media,
lo sanno valorizzare talmente tanto che diventa un prodotto da nicchia. Noi di questi prodotti medi ne abbiamo infinità, però purtroppo non abbiamo questa comunicazione che andrebbe fatta. Allora noi ti chiediamo un impegno, ci devi aiutare a commercializzare e comunicare meglio la Toscana. Sicuramente. Da questa amicizia deve nascere anche un... È una terra che io amo, perciò sicuramente possiamo collaborare. Guarda, già da stasera con quei prodotti che avete portato c'è già qualcuno che è interessato a comprarli, a commercializzarli. Queste conviviali, questa comunicazione che si fa tra una regione e l'altra, secondo me sono importanti. Ci vorrebbero un po' più di comunicazione per dare valore a dei prodotti, perché molti magari certi prodotti non li conoscono neanche, e nel momento in cui hai visto la pasta tutti sono rimasti esterrefatti, devo dire ottimo, però se uno non la conosce e non ha la comunicazione, certo, finisce lì, insomma è una cosa nel territorio ma non può esplodere. Io ti ringrazio infinitamente per l'opportunità che ci ha dato. Grazie a voi di essere venuti.